Canta fin da quando era bambina, accompagnata dal padre che suonava la chitarra e la fisarmonica. Ama esprimere qualunque suo stato d'animo, soprattutto quando riesce a trasmetterlo a chi sta ad ascoltarla. Vi prego, accogliamola con un calorosissimo applauso. Signore e signori, interpreta il brano ancora, 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 molto complicato da eseguire, di Mina. Lei è Cassie! Ha imparato a cantare ascoltando la mamma stonata e vi lasciamo immaginare le conseguenze. Ecco perché ha deciso di prendere lezioni di canto. Accogliamola con un grande applauso, signore e signori, Laura Vasari! Ma il Festival Città del Palladio non è un festival che dà solo spazio alla musica, ma dà spazio anche a moltissime altre sorprese. Quindi io direi che non è il caso di presentare queste cose, vi lascerei in compagnia di due grandi professionisti senza presentarli. Magari ci vediamo più tardi. State a sentire che cosa sta per succedere. A dopo! Consegna il premio Alessandra Moretti. Si classifica al primo posto assoluto nella categoria inediti, nonché vincitore della prima edizione del Festival Città del Palladio, Diandra! Questa è la magia che si crea quando un team di persone insegue un sogno e si impegna a realizzarlo condividendo nella buona e nella cattiva sorte tutto ciò che ha dato vita al Festival Città del Palladio.